Indice dei paragrafi del messaggio di Bergoglio. Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Bergoglio ha dato prova di essere uno di loro. Ehi, scopriamone alcune. Febbraio 2024, Mark Voice. Indagatori, un video sull'attualità. Niente volto perché dovete poter confrontare continuamente la mia spiegazione del pensiero di Bergoglio col suo testo. In questo testo Bergoglio ha scritto che vuole modellare il futuro della comunità internazionale. Con questo video voglio evidenziare come Bergoglio abbia intenzione di imporre a tutto il mondo il suo cristianesimo di tipo sudamericano, di uguaglianza di tutti coi poveri. Il 15 gennaio 2024 Bergoglio ha inviato il messaggio del Santo Padre Francesco al World Economic Forum 2024. Inviare un messaggio al World Economic Forum non è un male, anche se non ho trovato messaggi da parte di Giovanni Paolo II o di Benedetto XVI al World Economic Forum. Bergoglio aveva già inviato messaggi al World Economic Forum nel 2014, nel 2015, nel 2018 e nel 2020, ed il loro contenuto era abbastanza pastorale. Questa volta invece il contenuto è altamente politico, con finalità di manipolazione delle popolazioni. Il motivo è che, a differenza del passato, questa volta il World Economic Forum, come scrive, si svolge in un clima molto preoccupante di instabilità internazionale. Ed allora Bergoglio intende proporre alcune soluzioni per proseguire ugualmente, nonostante questo clima molto preoccupante, e anche con maggiore efficacia. Però, così facendo, Bergoglio è stato costretto ad esprimere chiaramente tutta la sua ideologia globalista, che consiste nel controllare gli stati democratici affinché questi effettuino, come ha scritto, la subordinazione individuale a favore del bene comune della nostra famiglia umana. Chiudo questa introduzione con una curiosità sulla benedizione finale. Più o meno come nei messaggi precedenti, Bergoglio scrive: «Invoco volentieri su tutti i partecipanti un'abbondanza di benedizioni divine». Non è una benedizione precisamente cattolica, ma potrebbe essere una formula indefinita utilizzata anche da altri papi in circostanze simili. Lascio a voi questa indagine. Comunque, volendo rimanere sul generico, avrebbe anche potuto scrivere: «Invoco su di voi e sui vostri lavori la benedizione di Dio». Però, probabilmente, la parola Dio potrebbe risultare fastidiosa per quelli del World Economic Forum. Forse perché hanno paura del suo giudizio. La grande sfida e il ritorno all'indietro. Bergoglio esprime chiaramente ciò che intende solo alla fine del suo messaggio. Perciò andiamo subito all'ultimo paragrafo, il settimo. Qui Bergoglio indica la grande sfida e anche un ritorno all'indietro nella realizzazione della sfida. Con la grande sfida intende la lotta contro la povertà, lo sviluppo integrale per tutti e la pace tra i popoli. Scrive: «Confido pertanto che i partecipanti al forum di quest'anno siano consapevoli della responsabilità morale di ognuno di noi nella lotta contro la povertà, nel raggiungimento di uno sviluppo integrale per tutti i nostri fratelli e sorelle
e nella ricerca di una pacifica coesistenza tra i popoli. È questa la grande sfida che il presente ci pone dinanzi. Detto questo, Bergoglio conclude incoraggiando il World Economic Forum ad affrontare con decisione l'imprevisto ritorno all'indietro, causato da altri. Scrive: «E se nel perseguire questi obiettivi la storia sta dando segni di un ritorno all'indietro, è pur vero che ogni generazione deve far proprie le lotte e le conquiste delle generazioni precedenti e condurle a mete ancora più alte». Commento io. Con la frase «la storia sta dando segni di un ritorno all'indietro», Bergoglio si riferisce all'arresto della globalizzazione di tutte le nazioni sotto la guida dei capi degli Stati Uniti. Arresto causato dal ricorso di un numero sempre maggiore di stati all'organizzazione BRICS, l'Unione Etica ed Economica di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. In sostanza, sempre più stati vogliono sfuggire dal controllo dei capi che controllano gli Stati Uniti. Chiariti ora quale sia la grande sfida e chi sono i colpevoli, secondo Bergoglio, del ritorno all'indietro, è ora possibile comprendere meglio il suo messaggio dall'inizio. Il problema imprevisto e le sfide che abbiamo dinanzi. Il primo paragrafo parla di un imprevisto clima molto preoccupante. Poi parla del ruolo del World Economic Forum di guida della politica. Infine accenna anche alle sfide che abbiamo dinanzi. E poiché dice sfide che abbiamo, significa che sono le sfide sia del World Economic Forum sia le sue, di Bergoglio. Almeno così lui pensa. Scrive: «L'incontro del Forum Economico Mondiale di quest'anno si svolge in un clima molto preoccupante di instabilità internazionale». Ecco, qui Bergoglio specifica instabilità, non conflitti. Perciò non si riferisce alle guerre, ma appunto all'instabilità dovuta al recente accrescimento dei BRICS, perché questo ha comportato il declino del controllo degli Stati Uniti sulla globalizzazione. Prosegue: «Il vostro forum, volto a guidare e a rafforzare la volontà politica e la mutua cooperazione, offre un'importante occasione per l'impegno multipartecipativo a esplorare modi innovativi ed efficaci per costruire un mondo migliore». Capito? Bergoglio ha detto che è il World Economic Forum con la sua guida della politica a costruire il mondo migliore del futuro, non i popoli con la loro guida della politica attraverso le elezioni democratiche. Conclude il paragrafo con le condizioni urgenti per realizzare le sfide. «È mia speranza che i vostri dibattiti tengano conto dell'urgente bisogno di promuovere la coesione sociale, la fratellanza e la riconciliazione tra gruppi, comunità e stati, al fine di far fronte alle sfide che abbiamo dinanzi». Dunque, per realizzare le loro sfide, c'è l'urgente bisogno che la popolazione sia unita a tutti i livelli. Insomma, tutti gli uomini devono trovarsi sereni e d'accordo tra di loro, in modo da concentrarsi solo sull'obbedienza alle sfide del World Economic Forum e di Bergoglio. A questo punto, dato che le sfide sono quelle specificate poi nel settimo paragrafo contro la povertà mondiale,
per lo sviluppo integrale di tutti e per la pace mondiale, occorre capire se Bergoglio intende realizzare queste sfide arricchendo tutti gli uomini del mondo oppure impoverendone la maggior parte. Le vere guerre e le vere ingiustizie che causano le guerre. Nel secondo paragrafo, Bergoglio parla delle guerre che colpiscono sempre più i civili. Ma non parla delle guerre che pensiamo noi. Per esempio, non parla della guerra degli Stati Uniti e dell'Inghilterra contro la Russia, né della guerra di Netanyahu contro i palestinesi. Insomma, non parla delle guerre dell'Occidente contro il resto del mondo, perché queste sono le guerre dei protagonisti buoni della globalizzazione. Invece, Bergoglio parla di quelle guerre, come specifica nel terzo paragrafo, causate dall'ingiustizia della fame, dall'ingiustizia dello sfruttamento delle risorse naturali delle popolazioni povere e dall'ingiustizia dello sfruttamento degli uomini dei paesi poveri sul lavoro. Inoltre, Bergoglio parla in termini generici e vaghi, non accusa le imprese né il sistema economico mondiale. Perciò Bergoglio qui allude, genericamente, alle guerre delle popolazioni ricche contro le popolazioni povere, come si ricava meglio nel paragrafo successivo. Stati e imprese insieme per subordinare gli individui. Delineate le ingiustizie da risolvere, col quarto paragrafo, Bergoglio presenta la globalizzazione come uno strumento morale per modellare la comunità internazionale. Scrive: il processo di globalizzazione, che ormai ha dimostrato con chiarezza l'interdipendenza delle nazioni e dei popoli del mondo, ha pertanto una dimensione fondamentalmente morale, che deve farsi sentire nei dibattiti economici, culturali, politici e religiosi, volti a modellare il futuro della comunità internazionale. Osservazione. Bergoglio ha proprio scritto modellare il futuro della comunità internazionale. Questo, secondo me, rivela il delirio di onnipotenza di un burattinaio dell'umanità, non solo contro gli ordinamenti democratici degli stati, ma soprattutto contro la libertà dell'uomo che proviene da Dio. E poi lui dice di essere quello che segue la morale. Poi Bergoglio prosegue indicando chi sono, secondo lui, i buoni e cosa dovranno fare contro i cattivi. Scrive: in un mondo sempre più minacciato dalla violenza, dall'aggressione e dalla frammentazione, Bergoglio si riferisce ancora alla frammentazione causata dall'accrescimento dei BRICS, prosegue: è essenziale che stati e imprese si uniscano nel promuovere modelli di globalizzazione lungimirante ed eticamente sani, che per loro stessa natura devono comportare la subordinazione della ricerca di potere e di guadagno individuale, sia esso politico o economico, al bene comune della nostra famiglia umana, dando priorità ai poveri, ai bisognosi e a quanti si trovano in situazioni di maggiore vulnerabilità. Signore e signori, questo è l'obiettivo di Bergoglio attraverso la globalizzazione. Per Bergoglio il problema non sono, per esempio, gli stati ricchi, come gli Stati Uniti e la Cina, che si arricchiscono impoverendo il Sud America, l'Africa e ora anche l'Europa. No! Secondo Bergoglio, il problema che causa le ingiustizie, che causano le vere guerre,
sono tutti gli uomini del mondo, proprio tutti, perfino quelli che attualmente sono o poveri o bisognosi o vulnerabili. Infatti, con l'espressione potere guadagno individuale, Bergoglio non parla di Elon Musk, di Bill Gates, di George Soros, di John Elkann, della famiglia Berlusconi e di quelli del World Economic Forum. No, no, no. Non è impoverendo questi super ricchi che si risolvono i problemi di tutti i sudamericani, di tutti gli africani e di tutti gli indiani. Né occorre un'intera globalizzazione per semplicemente tassare alcuni super ricchi. Secondo Bergoglio, il problema sono tutti gli uomini. Ripeto, anche quelli attualmente poveri, bisognosi e vulnerabili. Perché, per Bergoglio, tutti gli uomini penserebbero solo al potere e al guadagno individuale, ad eccezione solamente di lui e di quelli del World Economic Forum, gli unici buoni che pensano al bene comune della nostra famiglia umana. Per cui, per Bergoglio, la soluzione al problema dell'egoismo di tutti gli uomini è che gli stati e le imprese debbano subordinarli al bene comune della famiglia umana, attraverso modelli di globalizzazione, cioè attraverso iniziative simili in tutto il mondo, in modo che, dovunque gli uomini vadano, trovino le stesse condizioni contrarie al loro egoismo. Infatti, quando specifica dando priorità ai poveri, ai bisognosi e ai vulnerabili, sta indicando di mettere al primo posto la condizione dei poveri, dei bisognosi e dei vulnerabili, e poi di mettere il resto degli uomini del mondo a questo stesso livello. È proprio questo quello che ha scritto. Modelli di globalizzazione che per loro stessa natura devono comportare la subordinazione della ricerca di potere e di guadagno individuale al bene comune della nostra famiglia umana, dando priorità ai poveri, ai bisognosi e a quanti si trovano in situazioni di maggiore vulnerabilità. In definitiva, si tratta di un controllo mondiale, globale, della vita degli uomini, dalla culla alla bara, con finalità etico-pauperista, ossia di impoverimento progressivo dello stile di vita della maggioranza, fino a raggiungere quello dei sudamericani, degli africani, degli indiani. Per esempio, niente auto, niente pizzeria, niente turismo, niente traslochi, eccetera, perché queste attività non sono solidali con i sudamericani, gli africani, gli indiani, eccetera. Quelli che non saranno d'accordo saranno di conseguenza indicati pubblicamente come nemici del bene comune della nostra famiglia umana. Ora, per fare un confronto, si ricorda, per esempio, che invece il comunismo dell'Unione Sovietica era sì un controllo centralizzato della vita degli uomini, ma per un maggior benessere comune. Poi, che l'abbiano raggiunto o meno è un altro discorso, ma l'intenzione era questa, il maggior benessere comune, non per la limitazione dell'egoismo individuale. Pertanto, la globalizzazione di Bergoglio non è come il comunismo, è un controllo totalitario di tipo fondamentalmente morale. L'ha scritto lui stesso. Il processo di globalizzazione ha pertanto una dimensione fondamentalmente morale, che deve farsi sentire nei dibattiti economici, culturali,
politici e religiosi, volti a modellare il futuro della comunità internazionale. Un totalitarismo contro l'egoismo individuale. Interrompo qui, altrimenti è troppo lungo. La seconda parte è ancora peggiore di questa e rivela i grossi problemi personali di Jorge Mario Bergoglio. Intanto ricordate la frase del Vangelo di Marco: voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Alla seconda parte, indagatori.